Le donne e l'arte, un binomio sempre più attuale. Scopriamo perché. Le donne sono sempre state protagoniste nel mondo dell'arte, in maniera diretta o in maniera indiretta. Oggi sono presenti e dominano il mercato sia da un lato operativo e professionale che da quello artistico e creativo. Il mondo dell'arte è sempre stato condizionato da un maschilismo latente o esplicito. L'apice arrivò con il grande artista tedesco George Baselitz, il quale dichiarò che le donne non dipingono un granché bene. Oggi le cose sono migliorate, sicuramente non al 100%, ma tuttavia oggi le donne sono trasversalmente presenti in tutto il mercato dell'arte. Facendo un'analisi dei maggiori settori dell'arte, le donne ricoprono ruoli di massima importanza, essendo loro artiste, professioniste, galleriste, consulenti, direttrici di museo. Alcune di queste donne hanno tracciato la storia dell'arte in rosa. La prima tra tutte è stata Artemisia Gentileschi, che nel 600 è stata la prima ad avviare una vera e propria rivoluzione. Donna e pittrice coraggiosa, che a seguito di un abuso da parte di un assistente del padre Caravaggesco, avviò una vera e propria rivoluzione, divenendo una delle artiste più affermate e importanti nella storia dell'arte. Da questa storia, tragica quanto importante, si avviò un crescendo delle donne artiste. Da quel momento in poi le donne e l'arte diventano un binomio sempre più forte. La prima donna che divenne direttrice di un importante museo italiano fu Palma Bucarelli, donna straordinaria che per più di 30 anni ha diretto la Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma. In ambito artistico non possiamo citare Joans Jonas, una delle prime artiste di videoarte, di cui oggi una sua retrospettiva è esposta alla Tate Modern di Londra, museo d'arte contemporanea importantissimo, a sua volta guidato da una donna, Frances Morris. Oggi grandi donne sono a capo anche di grandi collezioni. Non possiamo non citare l'italiana Patrizia Sandretto, re Rebaudengo, a capo dell'omonima fondazione, il cui operato sta divenendo un esempio per tantissime altre, utilizzando nuovi schemi e modi di comunicazione, soprattutto nei social network, dove hanno trovato un modo originale e differente per approcciare all'arte e a un target di pubblico differente, divenendo un esempio per la gestione e la promozione della propria collezione. O ancora Valeria Napoleone e la sua collezione, in cui sono rappresentate esclusivamente artiste donne, e lei lotta con loro fianco a fianco per la promozione e l'esposizione all'interno di grandi musei. Un ottimo esempio di promozione artistica. Altro esempio è la collezione Trussardi, guidata da Beatrice, che pur non avendo una sede fisica della propria collezione, invadono le città con installazioni pubbliche, come l'ultima di Deller, curata da Massimiliano Gioni in occasione del MIART. Anche il mercato ha le sue protagoniste donne. Curatrici e galleriste non mancano e danno il loro importante apporto. Possiamo citare Cecilia Lemani, curatrice del Padiglione Italia dell'ultima Biennale di Venezia, o ancora Mariolina Bassetti, presidente della Casa d'Aste Christis Italia. Mentre, per quanto concerne le gallerie italiane, solo per citarne alcune, possiamo citare Lia Rumma, Raffaella Cortese, Barbara Gladstone e Victoria Miró. Anche le professioniste nel settore legale non sono da meno. Pensiamo ad Angela Saltarelli dello studio Chiomenti, o ancora Anna Paola Negri Clementi dell'omonimo studio, o in ambito accademico Alessia Zorloni della Cattolica, o Alessandra Donati della Bicocca, nonché presidente dell'Associazione degli Archivi Aitart. Seppure siano stati fatti passi da gigante, tanta strada c'è ancora da compiere. Ma è ovvio ed è evidente che le donne sono protagoniste nell'arte e che loro condizionino in maniera attiva l'arte di oggi e di ieri, sia come professioniste, artiste, consulenti, mogli, amanti, amiche. Ed è evidente che donne arte sia una coppiata vincente. E tu, a quale professionista ti vuoi ispirare?